Beh, io ho incontrato Don Giorgis quando avevo 15 anni e non sapevo se continuare in seminario o andarmene via. E lui mi ha detto: no, per il momento stai qua. E per aiutarmi in questo mi ha detto: tu entra nello scoutismo e vedrai che ti aiuta, perché ci sono due cose fondamentali. Primo, servizio, e secondo, fare del proprio meglio. Sai che queste due parole proprio... servizio, mi piace, andare a servizio, che è quello che ha fatto Gesù con la lavanda dei piedi, e poi fare del mio meglio. Magari è un disastro, ma ho fatto quello che potevo. Quando sulla strada delle nostre avventure da routier si camminava per incontrare il mondo, attraverso il simbolismo e la realtà della strada, si diceva giustamente che questa entra dai piedi, per significare che era la fatica fisica della marcia che ci consentiva di scoprire ai vari livelli le difficoltà della vita e ci aiutava a superarle. Un nastro più o meno asfaltato, dritto o tortuoso, che è davanti a noi, una direzione tracciata verso una meta lontana, il cui percorso non è automatico, come se fossimo adagiati su un trottoir roulant. Una strada su cui ci sentiamo viandanti, pellegrini, sospinti verso una terra che ci è promessa, ma mai raggiunta del tutto, che sta al fondo della nostra speranza e delle nostre fatiche, come un dono di Dio che non potremo mai meritare, ma che coronerà la nostra avventura umana. Tanto è che si incarna Dio, ma come Dio diventa uomo. Primavera 1925, venerdì 24 aprile, in una casa del piccolo paese di Montefallonio, regione Bassetta, nel comune di Peveragno, nasce Giovanni Giorgis. Sei anni dopo nascerà il fratello Giorgio e nel 1933 la sorella Luigia. Battezzato il 10 maggio 1925 nella chiesa di Santa Maria Peveragno, gli è dato lo stesso nome del padre. Questi, nato nel 1890, in gioventù emigra prima in Francia, poi negli Stati Uniti, in cerca di fortuna. Ricordo mio padre che attorno agli anni 30 andava a fare la stagione della mietitura a Savigliano o a Racconigi o a Cavaler Maggiore, per poi rientrare in tempo a mietere quel poco grano che avevamo di nostro. Lo rivedo partire su una bicicletta scassata e con una falce. Quanta fatica allora per un tozzo di pane e per racimolare due soldi per mandare avanti la famiglia. La madre, Maria Massucco, di 7 anni più giovane del marito, nata in una borgata di Madonna dei Boschi, detti Massucco, cura le faccende domestiche, aiuta il marito nei lavori di campagna e frequenta la parrocchia del paese. Mentre il fratello Giorgio, dopo la scuola, si avvia al lavoro come falegname, diventando con il tempo un valente artigiano. Per Giovanni lo studio sarà l'impegno e la passione di tutta la vita. Giovanni è un bravo alunno, ma dà anche il suo contributo nei lavori di campagna. La raccolta della segola cornuta e delle foglie di gelso da vendere al mercato, il pascolo delle mucche, la mietitura del grano, la raccolta del fieno. Tanto che in età avanzata dirà: sono nato contadino e spero di morire da contadino. Negli anni della scuola elementare, due persone assumono un ruolo decisivo nell'orientare le scelte fondamentali della sua vita. Don Andrea Politano, maestro severo e buono, che sa raccontare in modo affascinante certi episodi della storia biblica, e soprattutto Lucia Luchino, delegata dell'Azione Cattolica nella parrocchia di Santa Maria Peveragno, frequentata con assiduità dal piccolo Giovanni. Il 13 maggio 1942, quando Giovanni sta terminando la prima liceo, muore la madre all'età di 45 anni.
La lontananza da casa e l'impegno nello studio aiutano il ragazzo a tollerare il dolore del lutto, ma un lutto ben più grave e sconvolgente lo colpisce. Nell'ottobre 1946, la sorella Luigia muore a 13 anni di tifo, nel corso di una delle tante epidemie che funestavano quelle terre dall'acqua spesso inquinata. Nell'ambiente tutto sommato protetto del seminario, gli studi teologici tuttavia proseguono e Giovanni ottiene buoni risultati. Il giovane chierico studia molto, senza mettere però nulla in discussione. Fin verso i 25 anni accetta tutto ciò che gli è proposto. Negli anni del seminario quasi non c'era predica o meditazione che non approdasse al tema dell'obbedienza. Purezza ed obbedienza furono le due virtù che ci ossessionarono più di tutte. E non è che si intendesse l'obbedienza alla parola di Dio. La Bibbia non fu mai presa molto in considerazione nella nostra formazione seminaristica. I superiori erano preoccupati essenzialmente dell'obbedienza a se stessi. La capacità critica non è una caratteristica del suo temperamento, è una conquista che si svilupperà gradatamente con il tempo, lo studio, l'insegnamento, la stagione esaltante del Concilio Vaticano II e le esperienze pastorali tra i giovani. E sarà proprio questo lungo percorso a fargli affermare che non solo si possono, ma si devono mettere in discussione gli schemi del passato e del presente per verificarne o meno consistenza e validità. Lo si può e lo si deve fare soprattutto per trovarne di migliori e più convincenti. Domenica 27 giugno 1948, Giovanni è ordinato prete dal vescovo Sebastiano Briacca nella cattedrale di Mondovì. Ben presto un nuovo gravissimo lutto. Il 4 dicembre 1949 muore il padre. Dopo il secondo anno di studi al biblico, è chiamato a Mondovì dal vescovo Briacca per sostituire Don Ansaldi nel corso di Sacra Scrittura ai seminaristi. Obbedisce a malincuore, perché gli dispiace non poter portare a compimento il suo percorso di studio. Purtroppo l'impegno a Mondovì gli impedisce anche di cogliere l'opportunità di soggiornare a Gerusalemme per frequentarvi la prestigiosa École Biblique, che rimarrà per sempre un suo sogno. A metà degli anni 60 deve lasciare l'insegnamento al seminario per decisione di Carlo Maccari, che dal dicembre 1963 all'agosto 1968 è vescovo di Mondovì e che non condivide il metodo e lo stile di insegnamento del docente di Sacra Scrittura, ma che soprattutto non apprezza il suo non celato entusiasmo per il rinnovamento teologico e pastorale avviato dal Concilio Ecumenico Vaticano II in campo non solo biblico ma anche liturgico, ecclesiologico, ecumenico nel rapporto del cristianesimo con altre religioni o in tema di libertà di coscienza. Durante gli studi romani, il giovane prete Don Giovanni Giorgis entra in contatto col movimento educativo Scout, di cui apprezza metodo e contenuti, affascinato dalla figura del fondatore, Lord Robert Baden-Powell, BP, per ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Già nell'agosto del 1949, Giovanni partecipa al campeggio San Giorgio a Cottanello, in provincia di Rieti. Inizia così un entusiasmo a curare
la propria formazione scout. Al rientro a Mondovì, convinto della validità del metodo educativo scout, subito progetta di costituire un gruppo scout monregalese. Nell'arco di 2 anni le adesioni al neonato gruppo scout raggiungono il ragguardevole numero di oltre 40 ragazzi. Divenuto assistente regionale del movimento scout dal 1956 al 1969, Dongi, come ormai i suoi ragazzi imparano a chiamarlo, ha l'occasione di visitare in lungo e in largo tutte le realtà associative del Piemonte e molte dell'Italia intera. In qualità di assistente regionale, ha la possibilità di incontrare parrocchie e comunità disponibili a promuovere la nascita di nuovi gruppi scout. A riguardo scrive in un suo incontro biblico: «Sì, per il cristiano il fine ultimo dell'uomo è la salvezza eterna, il paradiso celeste, la Gerusalemme ultraterrena. Ma il compito primario e continuo del credente non è di evadere dal tempo presente, bensì di prendere sul serio questa vita, quella terrena, la Gerusalemme del tempo, e realizzare qui e ora il paradiso di una fraterna convivenza, dove ci si trovi tra amici, tra fratelli, tra figli dello stesso padre. E ancora, quante volte chiamiamo in ballo a sproposito la provvidenza? Non ci accorgiamo che, comportandoci così, facciamo propaganda per l'ateismo. Non possiamo affidarci ciecamente alla provvidenza. Per quale motivo Dio ci avrebbe dato la libertà, la ragione, la coscienza, la vista e tutte le energie fisiche per la vita? Dobbiamo orientarci nel mondo a occhi bene aperti, convinti delle proprie responsabilità. La provvidenza di Dio ci spinge alla speranza e all'amore, non al disimpegno. Non invochiamo a vanvera il cielo nelle cose in cui dobbiamo essere noi a pensare alla terra. Non possiamo incolpare Dio per autodiscolparci». Con la volontà di rendere un servizio ai giovani, nei primi anni 60 apre a Torino una struttura di accoglienza per studenti universitari e per operai, col prezioso aiuto dell'amico Fernando Pastorino. Deciderà poi di considerare conclusa l'esperienza dopo una decina di anni, quando verranno meno le condizioni per proseguirla a causa del clima agitato e confuso di quel periodo. Terminato il corso degli studi, ritornerete alle vostre terre e andrete per il mondo recando il segno della pace, della buona volontà e della fratellanza tra gli uomini. Il vostro simbolo, una freccia d'oro che porterete avanti, sempre avanti, per segnare la strada. Sono certo che anche questo simbolo sarà di vostro gradimento. Soprattutto siate buoni cercando di lasciare questa terra dopo averla resa migliore di come l'avete trovata. Quando sarà l'ora del ritorno definitivo alla casa del Padre, morirete felici pensando di non aver perso il tempo e di aver fatto del vostro meglio. Alla fine degli anni 60, con l'intenzione di offrire agli scout piemontesi una base fissa per lo svolgimento dei campi estivi e in particolare per ospitare i campi scout di formazione capi del Piemonte, Dongi acquista dai suoi parenti un vecchio casolare attorniato da un gran bosco di castani e pini nella Valle Pesio, in regione Rio dell'Oi, tra Vigna e San Bartolomeo. Il luogo, collocato in una zona particolarmente amena, sarà per qualche tempo anche la sua residenza abituale. Allo scautismo rimane legato tutta la vita. Anche dopo aver abbandonato il servizio attivo, è sempre disponibile a partecipare ad incontri di formazione. In una lettera indirizzata ai vecchi scout di Mondovì del 21 marzo 2011, in occasione della celebrazione sessantennale di fondazione del gruppo, scrive: «Voglio salutarvi richiamando qualche pensiero di BP
a cominciare dai motti delle tre branche dello scautismo, che in origine erano del nostro meglio per essere preparati a servire. Vi auguro molta gioia e serenità che troverete nella vita se vi sforzerete di donare gioia e felicità agli altri. Ci riuscirete più facilmente nella misura in cui vi abituerete a vedere le cose anche dal punto di vista dell'altro e se considererete la vostra formazione come un'autoeducazione che venga da dentro e non con l'imposizione di un'istruzione formale dal di fuori. Sulla tomba di BP in Africa a Nyeri, vicino al Monte Kenya, dove morì l'8 gennaio del 1941, è riportato il segnale di pista «Sono tornato a casa», il cerchio con il puntino. Se la nostra vita è nel cuore di Dio, stiamo tornando tutti e di continuo a casa. Siamo già a casa. Anche la mia vita è stata lunga e bella insieme con voi. Io sono ormai alla fine, ma auguro a voi di poterla proseguire a lungo ancora, come gruppo scout per tanto tempo, ma soprattutto insieme alle vostre famiglie attuali e future. Con troppa facilità e leggerezza scambiamo il più delle volte qualche lembo dell'ombra di Dio per Dio stesso. Se Dio è silenzio, perché tutti gli fanno dire quello che vogliono, anche e soprattutto nella Chiesa? Ecco quanto scrive nel dicembre 2007. Andiamo dunque a Betlemme per vedere di dove è partita, secondo la tradizione, l'avventura di Dio che si è fatto uomo per dissetarsi con l'acqua di un battesimo che è spirito e vita. E facciamo come Dio, diventiamo uomini. È inutile che vi dica che mi fa un enorme piacere. E sapere che quel po' che ho fatto, che soprattutto hanno fatto loro i capi del primo momento e in seguito sono riusciti, siete riusciti a costruire. Vi auguro di continuare gli ideali scout, anche se domani non vestirete più la divisa, anche se cadranno tanti amicoli del gioco scout. Ecco, conservare lo spirito, ecco, l'ideale, quello che c'è di, l'impegno che c'è dietro la legge scout, dietro la promessa soprattutto. Un buon cammino, buona strada. Grazie di questo incontro che per me è una gioia. Giovanni Giorgis è giunto al termine della sua strada terrena il 6 agosto 2015, giorno della trasfigurazione, nella sua casa di Madonna dei Boschi, a Peveragno, circondato dall'affetto di tante persone che gli hanno voluto bene. Nelle settimane precedenti,
avvertendo che stava per smontare definitivamente la sua tenda, aveva confidato ad amici ed amiche di ricordarlo. E lo è stato veramente. Come un prete felice della sua scelta di vita interamente spesa a servizio del regno di Dio e a beneficio degli uomini e delle donne di questi nostri difficili ma esaltanti tempi.